Rientriamo in studio. Vediamo ancora di recuperare ansa. Non ci sono novità per quanto concerne appunto l'ansa. Allora sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Pronto? Allora, ancora un tentativo, poi se no, bon, la facciamo cadere. C'è una telefonata, dovrebbe esserci una telefonata perché sento un rientro. Buongiorno. Sì, Pre buongiorno. Allora, prego. per piacere ho da chiedere una cosa. Sì. Mi sente? Sì. Ecco, allora, io guido la macchina, devo portare con me, per un piccolo tratto, una persona che non è invalida, però ha dolori nelle gambe. Posso tenerla vicino a me seduta? Perché non ho le porte dietro. Immagino che questa persona, se lei mi pone la domanda, non è un suo congiunto, non sta No, assieme. è un'amica, no, non è parente. Ho capito. Dunque, rivediamo allora giusto un attimo perché Sì, il problema. allora questa fa fatica ad andare dietro perché non ho Ho le porte, capito, ho no? capito. Ecco, ha dei dolori alle gambe, al bastone, eccetera. Però volevo sapere se posso tenerla vicino a me, insomma. È per un tratto breve, di gretta, poi la porto alla messa per dire la verità. L'idea è sempre quella di mantenere la distanza di sicurezza, perché poi quello, no? È Lo con so, è mascherina ed per altro. questo. Allora, sa, io potrei anche dirle se per un breve tratto, forse potrebbe anche, insomma, però non vorrei che magari poi appunto No, non posso rischiare, contravvenzioni non posso. Aspetti un attimo solo, che vediamo se per Sì. ipotesi c'è qualche novità, magari questo Sì. tipo di. Allora, dunque, spostamenti in automobile, questa è la cosa. Allora, se i passeggeri sono conviventi non c'è nessuna limitazione, in caso contrario è necessario l'uso della protezione di naso e bocca e il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro. No, Quindi, no, escluso. ma No, niente, la ringrazio. mi scusi se le faccio la domanda, che poi insomma non vorrei Sì. sembrare maleducato. Lei ha provato a far sedere questa signora dietro? Nel senso, ci sono molte automobili che. Ah no, ma non ha la seconda porta, quindi è Non difficile. ho No, ho quello, capito, e so ho che lei capito. farebbe fatica perché ha dolori, ha problemi delle gambe, ha il bastone, capisce? Non No, è una ho capito, che no, non è è tanto che anziana. dietro c'è poco spazio, è che non essendoci la porta dietro, diciamo così, fa fatica proprio ad entrare in macchina e poi figuriamoci anche a Sì, scendere. è un tratto No. breve perché in gretta, in alto, da portare fino a giù la chiesa, insomma sono pochi minuti di viaggio, però non vorrei che prendessi la multa proprio no, insomma. Perché di No, me fatti. le ringrazio, No, la mi ringrazio dispiace così. di non poterle rispondere positivamente, ma No, è meglio di no, mi ha detto anche è una mia meglio di amica, no. anche una mia amica mi ha detto non farlo perché però volevo sapere Potrebbe se provare, potrebbe provare, in ogni caso, la voglio. Sì, mettiamo, potrebbe sì. farle provare, perché potrebbe darsi che magari non è così difficoltoso entrare nella sua macchina. Alcune macchine è Sì. più difficile, in alcune meno. Questo Sì, mi rendo questo è conto. vero. Potrebbe Sì, fare giusto una prova, insomma, proprio che poi da per. sedere dietro, Sì, insomma. magari lei sposta il più Sì, avanti sedile, possibile logico, il sedile in sì. modo Io ho da. portato diverse persone, ma erano giovani. Ho capito. Però lei Ecco. provi, sposti il Sì. sedile davanti, Sì. proprio il più sotto il cruscotto che può. Faccia
forse infatti, potrebbe darsi infatti. Che non è così disagevole, sì, farò però una prova, allora. O entrare o uscire la vedo comunque complicata oggettivamente. Sì, perché fa difficoltà già stando davanti. Ho capito. No, lasciamo stare così, comunque le ringrazio tanto. No, si immagini, buon proseguimento signora. Grazie. Allora, ho fatto la domanda perché, per esempio, anch'io ho una macchina piccola, però paradossalmente, così che non para, come si dice in dialetto, stare dietro non è disagevole. Allora, sentiamo, andiamo un attimo avanti. No, c'è un'altra telefonata. Buongiorno. È caduta. Allora, ancora in regione, i primi voli commerciali dall'aeroporto di Trieste riprenderanno dal 19 giugno per le destinazioni di Napoli e Catania, mentre a luglio partiranno nuovi collegamenti con Palermo, Lamezia Terme e Olbia. E ricominceranno i voli Ryanair per Londra, Stansted, Valencia e Cagliari. La notizia è stata resa nota a margine dell'assemblea dei soci a cui ha preso parte l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Si tratta di un segnale importante per la ripartenza, ha commentato l'assessore, rimarcando come la regione sia orientata a mantenere il rapporto virtuoso ed investimento che finora ha garantito allo scalo regionale, nella convinzione che questo debba essere anche un momento foriero di possibilità per anticipare gli altri competitor. Quindi, erano già stati annunciate queste novità che riguardano l'aeroporto, dal 19 giugno collegamenti per Napoli e Catania, nuovi collegamenti per Palermo, Lamezia Terme e Olbia a partire da luglio. Quindi insomma la nostra regione si collega con il sud del nostro paese, Napoli, Catania, insomma sono anche dei posti bellissimi da visitare, Palermo eccetera, per cui insomma quest'anno si facciano vacanze il più possibile nel nostro paese. Tra l'altro posso anticiparvi che questa sera, credo intorno alle 20:15, nello spazio della nostra diretta post, diciamo così, telegiornale, saremo collegati con Serena Cividin della Cividin Viaggi, proprio per parlare anche della situazione del turismo. Allora prevengo quelle che potrebbero essere anche delle critiche, nel senso che qualcuno dice in questo periodo parlare di viaggi eccetera può sembrare per certi aspetti eccessivo, persino un pochettino blasé, ma siccome è un settore, quello del turismo, che tiene in piedi il paese, certamente insomma chi ha la possibilità, chi ha la voglia, chi ha anche per certi aspetti il coraggio di mettersi in viaggio, lo può e per certi aspetti lo deve anche fare, giusto per insomma, dare anche un'iniezione di fiducia, ripeto, ad un settore del nostro paese che è fondamentale. E poi parleremo anche appunto con la Cividine di queste opportunità. Allora, invece c'è un parlando di come posso dire di altri scambi, ma intanto vedo che c'è una telefonata, quindi poi parleremo della ferrovia Budapest-Belgrado. C'è un articolo, credo, oggi su Repubblica. Intanto sentiamo chi è con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno, Giovanna Pordenone. Buongiorno. Mi ha molto interessato la telefonata di 10 minuti fa a proposito dei migranti. Sì. E mi faccio tante domande, mi rendo conto che arrivano per necessità economiche, ma quello che mi incuriosisce è perché non riusciamo a rimandarli a casa come fa la Merkel, soprattutto quelli che
commettono reati e sono alle volte pluripregiudicati. La Merkel organizza dei charter, li rimanda in Pakistan, in Afghanistan. Perché noi non possiamo mandare via almeno quelli che commettono reati? Questa è una buona domanda. C'è la questione di anche, credo che incoccia il come siamo messi proprio a livello di Unione Europea, no? Nel senso, è abbastanza palese che noi non abbiamo per questo, come per altri argomenti, parecchia autonomia, no? E quindi credo, purtroppo, il discorso non è così semplice da affrontare, no? E quindi credo dipenda molto da questo, ecco, insomma. Grazie. E dal peso che un paese ha all'interno dell'Unione Europea. Ne abbiamo parlato moltissimo in questi giorni di argomenti come questi, perché poi la questione si lega anche ad altre faccende che abbiamo sottolineato, non ultima quella della chiusura delle frontiere austriache e slovene per quanto concerne i problemi collegati all'emergenza sanitaria. E abbiamo visto che, insomma, non è mai come in questo frangente il nostro paese è preso di mira, ecco, insomma, quasi che ci fosse qualche cosa di personale nei confronti dell'Italia da parte di parecchi paesi europei. Urge, secondo me, una riconsiderazione dell'intera questione. Insomma. Ancora in linea? No. Allora, dicevamo prima di questa ferrovia Budapest-Belgrado, è stata al centro di un articolo che appare oggi sulla Repubblica, però c'è una telefonata in linea, allora io preparerei il servizio, però sentiamo la telefonata senza far aspettare chi è con noi. Buongiorno. Buongiorno, pronto? Prego. Senta un'informazione, dottor Borrassi. Ho sentito che lunedì aprono gli uffici anagrafici, no? Sì. Ma a me mi servirebbe un atto notorio, perché ho tutto bloccato in banca, perché è deceduta mia moglie. Ho capito. Come dovrei fare? Dicono prendere appuntamento, ma io non ho il computer. Come dovrei fare per avere il numero telefonico del centro civico? Attenda un attimo. Sì. Dunque, allora. Allora, lei ha bisogno di contattare un centro civico. Centro civico per farlo, sì, che mia moglie è deceduta, no? Ok. 4 mesi fa, che aspetto. È tutto bloccato in banca. Sì, 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 sì. Allora, un attimo solo. La ce l'hai e c'è. Ok. Allora, abbia ancora un momento di pazienza, sì, che vado in, perché c'è giustamente un numero a cui far riferimento. Sì. Allora, dunque, eccolo qua, però questo è di marzo. Ma guardi, allora, questo, dunque, lei avrebbe bisogno di un certificato anagrafico, desumo. Anagrafico, basta, sì. Ma io non ho né computer né niente. Ho capito. Stato civile, c'è sempre. Guardi, io ho un io le do il numero. Io le do il numero delle carte d'identità. E casomai lì forse può farsi dare il numero che le serve. Allora, provi a fare lo 040 6758 8110
810. Provi con questo numero qua perché, diciamo, della cosa poi specifica che la riguarda non vedo scritto, però insomma, immagino, Proviamo. guardi, faccio ancora un altro tentativo, Sì. se per ipotesi, forse c'è un link un attimo più semplice, no, abbiamo sempre, Questo. no, provi quel numero là, provi Va bene, quel va bene. numero là e le daranno probabilmente delle indicazioni. Delle indicazioni. Sì, quale sarebbe il suo centro civico? Vabbè che insomma ormai non è che ce ne siano poi Via tanti. Locchi. Via Locchi, sì, Via Locchi. Ah, in Via Locchi. Sì. Guardi, provo ancora, no, proprio non ho altri, perché molto è appunto da fare come si dice, Online, online, quindi se lei non ha il computer, no, no, no. ma mi perdoni perché qui è sempre indelicato. Ah, non so, figli, nipoti che possono darle una mano? Sì, ma c'è un mio figlio, ma non è qua. Ah, ho capito. Sono solo, ecco, Ho poche parole. capito, Mia moglie è insomma. deceduta 4 mesi fa e 4 mesi aspetto, come nazione, chiuso tutto e Sì, non ho e posto. poi quando succedono ste robe, Ebbene, occhio di così. sotto. Allora, guardi, provi con quel numero e Io posso aiutarlo, eventualmente siccome che via Lazzaretto c'è computer, possono fare anche loro o no? se. Prego, mi scusi? Se io vado via Lazzaretto, sa che c'è quella signora che fa computer, no? Via Lazzaretto, potrei fare anche là? Non so cosa c'è in via Lazzaretto, se devo essere C'è sincero. quella che fa fotocopie. Ah, cioè, se lei avesse a disposizione un computer potrebbe fare, Sì. però poi come dopo riceve eventualmente? Guarda, No, ho capito. provi con questo numero, se per ipotesi magari andando avanti durante la trasmissione nel pomeriggio mi imbatto in qualche numero più specifico, casomai lo dico, ecco. La Va ringrazio, come al bene? solito, sempre gentile, No, dottor per amore di Dio, Rosati. a me spiace quando non riesco ad essere preciso perché insomma. Quattro mesi che ho bloccato tutto e non arrivo a capire. La ringrazio di nuovo. Ok, grazie per aver chiamato e insomma in bocca al lupo per risolvere questo problema. Allora, mandiamo questo servizio appunto sulla ferrovia Budapest-Belgrado. Un investimento di oltre 2 miliardi di dollari, l'85% pagato dal governo di Pechino. Stiamo parlando del nuovo asse viario su rotaia tra Ungheria e Serbia, o come titola Repubblica, i 10 anni di Orbán e la ferrovia segreta Budapest-Belgrado con i soldi della Cina. Una grande opera nel cuore del continente con l'obiettivo di raggiungere Atene. Così scrive il quotidiano, l'Ungheria diventa sempre più testa di ponte del dragone in Europa. A fine aprile il governo magiaro ha siglato un accordo con Pechino per un prestito di 1 miliardo e 900 milioni di dollari per l'ammodernamento della tratta con la Exim Bank of China, il consueto prestito stile Nuova Via della Seta in cui, come in altre situazioni, la mancata restituzione entro i tempi previsti potrebbe aumentare ulteriormente il potere politico-economico sulla controparte. Se si pensa poi che il 19 maggio, per volere dello stesso Orbán, quel contratto con la banca di Stato cinese è stato reso segreto fino al 2030, le perplessità aumentano e aumentano pure qui al porto di Trieste, dove i contatti con gli investitori cinesi della CCCC sono ripartiti immediatamente nella fase 2 e ancora qui, nell'area Teseco ex Aquila, dove è previsto il maxi investimento ungherese sancito dall'accordo con la regione Friuli Venezia Giulia. Cina in coppia con la piccola Ungheria lungo i Balcani, Cina e Ungheria su due fronti di investimento strategici dello scalo giuliano. Tornando alla ferrovia Budapest-Belgrado, sulla quale grazie ai lavori dovrebbe dimezzarsi il tempo di percorrenza entro il 2025, l'obiettivo finale del governo cinese sarebbe quello di collegare il porto del Pireo in Grecia, già controllato dalla COSCO, anch'essa cinese, all'Europa centrale, per trasferire così più agevolmente i beni made in China. I Balcani diventerebbero così il nuovo corridoio privilegiato d'ingresso del dragone nel vecchio continente.
Allora, il numero di telefono del centro civico di Via Locchi, dove eventualmente il signore che ha chiamato prima potrebbe afferire per il suo problema, è 040 30 99 48, lo ripeto, 040 30 99, 99 48. Allora, proseguiamo, cerchiamo ancora sempre novità in ANSA, che però, allora, un pacchetto di norme in materia di ambiente ed energia studiate per semplificare e sburocratizzare processi e procedure e facilitare il riavvio delle attività, smussando alcuni impedimenti che ostacolano gli operatori dopo il blocco forzato causato dall'emergenza. Così l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, dell'energia e lo sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro sulle disposizioni di propria competenza contenute nel DDL multisettoriale Omnibus al vaglio oggi della quarta commissione consigliare. Allora, stiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Prego. Io sono Paola della provincia di Gorizia. Buongiorno. E sono una vostra fedele telespettatrice. Senta, io volevo chiederle una cosa. Noi non abbiamo, come abbonati del Teatro Verdi di Gorizia, non abbiamo mai avuto qualche settore per quanto riguarda i rimborsi degli abbonamenti pagati, ovvero abbiamo fatto un abbonamento, però visto le norme, le restrizioni Covid, non sappiamo niente. Ho anche un abbonamento al Teatro di Udine, cosa che il teatro si è adoperato, ci ha fatto dei voucher per il rimborso, ma il Teatro Verdi di Trieste nulla, ma neanche una mail o un messaggio. Il Teatro Verdi di Trieste o di Gorizia, mi scusi? Teatro Verdi di Trieste. Ah, di Trieste, avevo capito di Gorizia, perché c'è anche Gorizia, no, al Teatro Verdi. Ho anche l'abbonamento a Udine, dove però... ci hanno messo dei voucher a rimborso degli spettacoli non fatti. Allora, vediamo se in... modalità di richiesta del rimborso biglietti, però lei parla di abbonamenti? Sì, agli spettacoli, perché io ho l'abbonamento sia alla lirica che alla... A concerti? Sì, ai concerti. Ok, guardi, io qua vedo sul sito del teatro, sì. Qui c'è la modalità di richiesta del rimborso biglietti, che è cosa leggermente diversa sì. rispetto agli abbonamenti. Allora, attenda un attimo che vediamo se... C'è la stessa cosa, ecco, vediamo se c'è anche per quanto concerne il rimborso degli abbonamenti. Allora, abbia ancora pazienza, signora, perché per esempio il Politeama, insomma lo stabile del Friuli Venezia Giulia, aveva... Lo so, il Rossetti si è dato da fare, si è stato presente, invece... Chi dunque, è proprio scomparso è il Teatro Verdi. Allora, vedo un attimo, dunque, allora, vediamo se io le do un numero di telefono, ha provato a telefonare? No, non ho provato a chiamare. Io le do un numero di telefono, che è il numero di telefono per quanto concerne il, appunto il rimborso biglietti, non il rimborso abbonamenti. Probabilmente chi risponde a quel numero le darà anche un'idea di cosa fare per il rimborso degli abbonamenti. Allora, c'è un numero verde, tra l'altro, sì. Che è 800 sì. 898 sì. 868. Glielo ripeto. Okay. Sì. 800 sì. 898 sì. 868. Questo è per quanto concerne i biglietti. Sì.
Le facevo riferimento allo stabile di Prosa perché lo stabile di Prosa aveva proceduto prima con il rimborso dei biglietti e poi con il rimborso degli abbonamenti, per cui potrebbe essere che voglio dire facciano la stessa cosa, che ci sia la stessa cosa, cioè che sia più facile, mettiamo così, rimborsare i biglietti che non gli abbonamenti, magari in questo, primo periodo, ma è una mia, come dire, è una mia idea, ecco, non... Io voglio, sì, dico, allora, siamo affezionati al teatro, però sarebbe stato corretto almeno dire qualcosa, guardi, non sparire nel nulla e non farsi, almeno io non ho mai ricevuto nessuna comunicazione. Guardi, sarebbe stato bello almeno lei provi intanto a fare questo numero. Adesso faccio una cosa molto, perché insomma, avendo degli amici che hanno l'abbonamento al Verdi, chiedo a loro se per ipotesi hanno delle, come si dice, se hanno idea, ecco, insomma, se magari, e se poi magari lei appunto rimane, diciamo, se continua a seguirci, forse posso darle una notizia in tal senso. D'accordo. Guardi, sto inviando proprio a questo mio amico che è un fedelissimo, e quindi tra un po' riesco a risponderle anche in stretto giro. Ok. Grazie signora. Grazie a voi, arrivederci. Allora, proprio per consentirmi un attimo di mandare questo WhatsApp, io direi che possiamo far vedere un altro servizio che è appena pronto e riguarda ancora Gorizia e Nova Gorizia. C'è stato questo, diciamo, concerto dell'amicizia, vediamolo. Potremmo definirlo il concerto dell'amicizia, da una parte all'altra della Grata di Ferro al checkpoint Covid di Piazza Transalpina. Gorizia da una parte, Nova Gorizia dall'altra, divise, poi unite e nuovamente divise ai tempi del coronavirus. Ed ecco che il linguaggio universale della musica aiuta a ritrovarsi, a incontrarsi, a fare comunità. Una bellissima iniziativa che si è svolta, come è stato chiamato, nel checkpoint Covid-19 Transalpina. Ormai la piazza della Transalpina è diventata il simbolo anche della impossibilità, per quanto riguarda le leggi di due stati, di consentire agli italiani di andare oltre il confine e viceversa, salvo casi eccezionali, ma abbiamo visto come la fantasia, la capacità dei goriziani e dei sloveni riescono anche a superare queste difficoltà. Bello il concerto con un repertorio sia in lingua italiana che in lingua slovena. Non ha importanza in quale lingua si canti, sloveno o italiano che sia, l'importante è il messaggio, quello di una città che le barriere le abbatte comunque ogni giorno in attesa che tutto ritorni come qualche mese fa. Bravi! Grazie. Oh, Madonna Santissima, su Tele 4 diventiamo veramente famosi. Allora, andiamo avanti, vediamo se c'è ancora dell'ANSA. Intanto io mi sto un attimo guardando per quanto riguarda il Verdi. C'è una telefonata? Sì. Ah, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, prendetemi in linea. Prego. Io solo ho sentito quel signore di prima che domandava informazioni sui certificati da fare in comune. Sì. Purtroppo mi sono trovato anch'io nella sua situazione adesso recentemente,
Se posso aiutare, dunque, a parte i certificati online, i certificati di morte si fanno online, ma lui non li può fare perché non può farli, questo è il problema, no? E quindi anche per il certificato, il sostitutivo di atto notorio che serve al limite per sbloccare il conto corrente, se si deve con la moglie, tutte quante le procedure, si può telefonare direttamente in qualunque centro civico, sì. Loro prendono delle prenotazioni, okay. Sono tante persone in linea adesso perché sono tante che hanno lo stesso problema, poi ti richiamano a casa e ti chiamano giù per appuntamento, okay. Vai per appuntamento. Quindi poi abbiamo dato anche il numero del centro civico di Via Locchi, per cui quella è la procedura, insomma, chiama lì. Esatto, e poi... qualunque centro civico può telefonare, ho trovato veramente delle persone molto collaborative, professionali, proprio persone che proprio cercano di agevolare, di aiutare in questi momenti un po'. Perfetto, perfetto. Posso assicurare che il sistema funziona per appuntamento, però ci vuole un po' di pazienza. Ecco, diciamo. Perfetto, grazie allora per aver corroborato quello di cui discutevamo con il telespettatore. Grazie molte. Grazie a voi. Per curiosità, più o meno dopo quanto tempo l'appuntamento viene dato? Cioè quanto... Ma guardi, cioè, il problema è che adesso si sono sbloccate un po' le cose da una quindicina di giorni a questa parte, si sono sbloccate circa dal 18 hanno cominciato ad aprire agli appuntamenti. Purtroppo c'è una lista molto lunga. Ho e capito. Quindi penso ci vorranno, adesso non so i tempi, ma per me ci è voluto diciamo circa una settimana, 10 giorni, ma ero fra i primi che ho dato l'appuntamento, ho cercato di fare, di informarmi un po', e hanno aperto i centri civici gli appuntamenti con le persone al 18, perché non tutti, purtroppo i certificati si possono fare via computer, no? Via, ho capito, via web, perché sì. Per esempio comunque... i certificati c'è bisogno dell'autenticazione, okay. Della firma da parte dell'ufficiale, no? Una settimana, 10 giorni, quindi lei dice per... Penso di sì, diciamo gli tempi più o meno sono quelli, poi ti richiamano, fanno una lista e ti richiamano loro. Ok, perfetto. Grazie tante allora, anche a nome del telespettatore che a questo punto è appunto il caso chiami già domani mattina il centro civico, di Via Locchi, eventualmente appunto per mettersi d'accordo. Qui intanto c'è un altro numero che riguarda il centro civico San Vito Civitavecchia, che è 040-6758-691, 6758-691. Intanto possiamo, assieme a Bernardo Gulotta, possiamo vedere quello che è successo in piscina, perché oggi, se non mi sbaglio, sono state riaperte le piscine, anche la piscina Bianchi, ma siccome Bernardo Gulotta ne sa di più, sentiamo quello che ha raccolto. Oggi apre la piscina Bianchi, la apre al pubblico, quindi la possibilità di arrivare proprio in piscina per la propria nuotata. Franco Del Campo, chiedo quali sono i criteri adottati per riaprire in sicurezza. Allora, i criteri sono stati tantissimi, abbiamo dovuto destreggiarci tra un'infinità di linee guida, indicazioni ed altro a tutti i livelli, che andavano rispettati per aprire un impianto importante e complesso come una piscina. Devo sottolineare che la nostra piscina di Trieste è una delle più grandi d'Italia, quindi abbiamo fatto uno sforzo notevolissimo grazie ai nostri collaboratori, e anche per dare la città, che è una città di grande sport e di grande passione per l'acqua e di anche grande passione per il nuoto, la possibilità di ritornare a nuotare appena è stato possibile, appena abbiamo avuto tutti i dati, le certificazioni anche per quanto riguarda la clorazione batterica dell'acqua, eccetera. E abbiamo avuto una risposta che non ci aspettavamo, perché già alle 9 di mattina c'erano 26 persone che volevano entrare subito per venire a nuotare, quindi l'acqua è mancata, i nostri appassionati è mancata, i nostri
e moltissime persone sono ritornate a avere questo contatto con l'acqua che è così prezioso. Ecco, ingressi contingentati, norme di sanificazione che voi avete dovuto rispettare in tutti gli ambienti, temperatura all'ingresso, ci sono tutta una serie di norme che sia chi lavora che chi vuole usufruire degli spazi acqua devono rispettare. Certamente, allora noi abbiamo il vantaggio di essere un grande impianto, di avere grandi spazi e questo ci ha aiutato nel distanziamento sociale. E dobbiamo misurare a tutti, anche a voi che siete entrati, la temperatura con il termoscanner, bisogna firmare una autodichiarazione di non essere stati o aver avuto il Covid-19, bisogna seguire un percorso e abbiamo distinto l'ingresso dall'uscita con un circuito in modo da evitare che ci siano degli incroci. Si viene in piscina con il costume sotto i vestiti, rapidissimamente ci si cambia, bisogna fare la doccia saponata, passare per la vaschetta lavapiedi con il disinfettante, poi si tengono i vestiti nella borsa, si appoggia qui, ma non è un grande problema perché abbiamo visto che tutti si adeguano abbastanza facilmente, poi si nuota e il limite che noi abbiamo per le indicazioni ministeriali, le linee guida della Federazione Italiana Nuoto sono 7 per corsia, ma cerchiamo di tenerci anche un po' più bassi, quindi questo è il nostro numero chiuso, il numero massimo che possiamo accogliere in piscina, quindi diciamo circa una settantina di persone contemporaneamente in vasca. C'è poi anche la separazione fra chi viene al mattino e può usufruire della piscina e poi chi invece di pomeriggio si allena. Certamente, giusto, questo abbiamo fatto questa innovazione nell'orario proprio per evitare che ci siano degli intralci, degli addensamenti e quindi abbiamo fissato dalle 9 alle 14 per il pubblico del nuoto libero e dalle 15 alle 21 per gli atleti delle società nuoto sincronizzato, tuffi e anche pallanuoto. Quindi anche se in termini ridotti come spazio inevitabilmente sono sacrifici che dobbiamo sopportare un po' tutti, però abbiamo cercato di attenuarli e di dare a tutti la possibilità di allenarsi di nuovo. Non ci sono grandi appuntamenti purtroppo all'orizzonte, però ritornare in acqua, sentire, avere di nuovo la sensibilità e cominciare un allenamento che è di ricostruzione anche del proprio schema corporeo in acqua è importante e anche se in termini ridotti tutti quanti potranno farlo, anche gli atleti. Ultima mia domanda sulla piscina esterna, tempistiche, modalità proprio per gli spazi esterni della piscina Bianchi. Questo è stato un problema non da poco, la nostra intenzione, obiettivo sarebbe stato quello di aprire la vasca da 50 scoperta proprio in questi giorni e invece il ritardo dei lavori che erano straordinari, che erano stati coordinati con il Comune di Trieste per il rifacimento della vasca esterna, i ritardi nella fornitura che dovevano, dei pezzi di ricambio che devono venire dalla Germania, ci ha dato questo ritardo, ma io credo che entro la prima quindicina e forse anche un po' prima di giugno noi avremo la vasca esterna e anche questa dovremo avere una regolamentazione, un discorso di fasce orarie, perché non è un impianto per la balneazione, è un impianto per il nuoto, quindi si potrà nuotare, riposarsi un po' e poi lasciare spazio agli altri che vorranno venire a nuotare nel corso della giornata. Grazie allora a Franco Del Campo per tutte le informazioni relative alla piscina Bianchi. Lo ricordiamo ancora una volta, da oggi si parte con l'apertura al pubblico proprio della piscina Bianchi. Allora, noi stiamo cercando di collegarci con l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Abbiamo delle difficoltà per il collegamento, ma insomma cerchiamo eventualmente di seguirlo. Ok, quindi tra un po' arriva, allora sentiamo questa telefonata, chiedo a chi è in linea di essere breve. Pronto? Niente, allora lasciamo perdere, chiedo scusa, la telefonata perché abbiamo in collegamento, credo sia proprio pronto tra qualche istante
il vicepresidente della regione e assessore alla salute, Riccardo Riccardi. Tra un po', quando sarà, diciamo così, in impostazione, ci collegheremo con lui, ma intanto io direi di tenere appunto il collegamento. C'è una telefonata, allora sentiamo la telefonata, fatto salvo che quando l'assessore è pronto ci mettiamo in contatto con lui. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Eleonora, avevo una richiesta. Prego. A noi in famiglia era piaciuto tantissimo il servizio del signor Stabile, quello sul Delfino Verde. Sì. Ha fatto vedere una Trieste decisamente diversa da quella che siamo abituati a vedere, complice il bel tempo, sicuramente l'impatto è stato emotivamente molto forte, devo dire la verità, perché io sia triestina patrocata. Lei vorrebbe rivederlo, mi pare di capire. Io e tanti altri, perché poi ne abbiamo parlato, no? Okay. Noi vediamo solo l'aspetto cittadino, Piazza Unità, invece vederla dal lato mare è stato bellissimo proprio. Ok, guardi signora, io prendo nota e vediamo quando anche si potrà, ecco, perché mi immagino che... Tra l'altro, adesso io credo che, facendo anche una ricerca sul nostro canale YouTube con un po' di pazienza, credo che anche lo trova. Mi pare che sia andato in onda domenica, no? Se non erro, sì. E credo verso il primo pomeriggio. Sì, ma poi l'abbiamo anche rivisto, con molto piacere, allora, più volte. No? Siete degli aficionados allora di... Guardi. Okay. Ok, di Barbara D'Urso. Come? Alla faccia di Barbara D'Urso e di tutti loro. Cominciamo alle 7 e finiamo alle 21 e poi andiamo con Ring. Ormai non potete fare a meno. Allora, non possiamo fare a meno. Guardi, io faccio presente e penso che insomma farà piacere, ma credo non ci siano problemi. Penso che farà piacere anche a Marco Stabile rimettere in onda questo servizio. Io intanto vedo che il servizio era bellissimo, vedo grazie, che lei signora ha il suo ospite molto più importante, aspettiamo lui allora. Grazie allora, grazie signora, grazie e grazie all'assessore Riccardi per essere collegato con noi. Buon pomeriggio assessore. Buon pomeriggio a voi. Allora assessore, zero pazienti in terapia intensiva, che cosa significa questo, insomma, al di là di tutto, che numero è? Beh, zero è cattivo. Adesso ne abbiamo uno sospetto a Udine, ma non è ancora certo, stiamo facendo il tampone. Però a Catinara è chiaro che Catinara è la terapia intensiva che ha avuto un'intensità rilevante, quindi è chiaro, quando ieri il professor Lucangelo mi scrive terapia intensiva è libera e fortunatamente non è occupata, è chiaro che è il segno del periodo che stiamo attraversando, quindi è sicuramente anche un elemento simbolico, in particolare per la città, per l'ospedale, che insomma hanno sostenuto un peso, stanno ancora sostenendo un peso molto importante in tutta questa esperienza. Per quanto riguarda l'analisi, diciamo così, degli ultimi dati, no? Diciamo la fase 2, poi io non so mai se è corretto chiamarla già fase 2, eccetera, ma comunque insomma, diciamo, si possono già timidamente analizzare i numeri da 10-12 giorni, da quando insomma ci sono state le maggiori aperture, eccetera. Allora, senza spingerci oltre il consentito, questi numeri che cosa ci dicono, che cosa possono comunicarci? I numeri ci danno delle curve sostanzialmente in linea rispetto alle previsioni, quindi della stabilizzazione e del calo del contagio, con direi una domanda ospedaliera inferiore
e un rafforzamento nel rapporto dell'aumento della forbice tra i guariti e i contagiati. Quindi questa è la situazione che fortunatamente registriamo. Naturalmente, se poi la domanda implicita è: sono passati alcuni giorni dal momento in cui abbiamo aperto a misure diverse, quindi a comportamenti diversi delle persone, io dico che è ancora un po' troppo presto per tirare delle conclusioni. Certo, noi auspichiamo che le curve continuino a mantenere questa indicazione, perché questo significa allora entrare a pieno titolo in quella fase successiva sulla quale stiamo tutti quanti lavorando, e vi garantisco che è un lavoro che non si vede, ma è un lavoro molto complicato, perché tu devi riuscire a mettere a punto tutta una serie di misure, regole che consentano alle persone di ritornare alla vita normale, ma nello stesso tempo abbiano le precauzioni e di conseguenza tengano in allerta un sistema che anche dal punto di vista della risposta sanitaria deve ovviamente dare delle altre risposte, non può concentrarsi soltanto sul virus. È quello che lei ha detto ancora ieri, no, in conferenza stampa, è il momento più difficile, perché bisogna contemperare l'esigenza di mantenere l'emergenza nei confronti della popolazione che forse percepisce l'emergenza in maniera diversa rispetto a un mese fa, tre settimane fa. Mi pare evidente che le persone ovviamente non possono altro che considerare l'emergenza in un altro modo, non possiamo neanche farle vivere in una tensione, dobbiamo semplicemente ricordar loro che l'emergenza non è finita e dobbiamo conviverci con l'equilibrio, la responsabilità che riguarda noi ma riguarda anche gli altri. Questo è il comportamento che noi chiediamo alle persone. Lei non è stato sollecitato, assessore, in questi giorni, o se lo è stato, e magari io non me ne ricordo, le chiedo scusa, a commentare gli episodi di Movida, no? No, sono stato sollecitato più volte, ma insomma, come... Prego? È sparito il collegamento, vediamo di eventualmente ripristinarlo. Sono cose che succedono. Dovremmo ricollegarci. Ogni tanto queste cose appunto capitano, abbiate pazienza. Quindi avete sentito quello che ha ribadito appunto l'assessore Riccardi, no? Ci si avvia verso quello che è il periodo più difficile. Vediamo. Adesso tanto sto tentando di chiamare. C'è un po' di problemi con i collegamenti. Adesso dovrebbero esserci. Eccoci, ci siamo, sì. Diceva appunto, assessore, sì, che le era stato chiesto di commentare appunto la Movida, quindi è colpa mia che non ho seguito, in sostanza. No, non è colpa sua. Siccome quando mi chiedono queste cose cerco di evitare le risposte, perché non faccio il mago, ma è chiaro che se devo esprimere un giudizio o un parere rispetto agli assembramenti che vedo, dico che bisogna avere prudenza, dico probabilmente sempre le stesse cose, dico che in questo momento sono i giovani che devono fare maggiore attenzione, perché il virus è non solo violento ma è anche veloce, e quindi avere questi comportamenti e poi magari avere una linea di febbre, un colpo di tosse e trascurarlo è un elemento di grande rischio. Quindi si può bere una birra a un metro di distanza senza essere uno sopra l'altro, ecco, questo voglio dire, credo che sia un comportamento che possiamo sopportare. Ecco. La fase 3, no? Molti danno il 3 giugno come una data a partire dalla quale forse si può ragionare in tal senso. Con i numeri che abbiamo a disposizione è possibile individuare quando potrebbe incominciare questa fase 3 o, come diceva lei prima, è ancora un po' troppo presto? Guardi, io
in questi mesi ho visto tanti modelli, tante curve, alcune che dicevano alcune cose, altre che dicevano altre. Non mi sono mai avventurato a fare delle previsioni, quindi non le farò neanche adesso. Io penso che tutta questa storia vada vista giorno per giorno e anche calcolando e comparando quelle che sono le previsioni in ordine a quello che accade. Fino adesso devo dire che è accaduto tutto quello che capivamo stava accadendo. Quindi io penso che ci vorranno ancora alcuni giorni per capire che cosa potrà succedere. Chiaro, tutti ci auguriamo che un probabile aumento del contagio sia un contagio che però non abbia una domanda sanitaria rilevante, quindi che si limiti all'isolamento. Allora, in questo caso diventa una situazione gestibile senza grandi, insomma, difficoltà. Oh, per quanto riguarda invece la questione che riguarda gli anziani, no? Il numero di anziani che necessitano, di anziani positivi, ospiti delle case di riposo che necessitano di ricovero è molto diminuito rispetto alle stime, c'è tutto il discorso della nave, eccetera, ma non lo affrontiamo più. Si ricorrerà, come credo abbia detto lei la scorsa settimana in commissione, si ricorrerà a strutture già esistenti, insomma. Beh, insomma, il dato è abbastanza chiaro, no? Nel momento in cui tu avevi una previsione di 300 posti, questi 300 posti si riducono meno della metà, è chiaro che fortunatamente siamo in grado di gestirlo in un altro modo. Quindi io i dati che ogni giorno vediamo che i negativizzati aumentano, vediamo che gli screening non ci danno dati positivi elevati, quindi mi pare che la situazione si stia, insomma, contenendo in quei limiti, e quindi in quei limiti le strutture esistenti sono sufficienti, quindi saranno utilizzate quelle. Poi cosa succederà dopo, una volta usciti da questa storia, è tutta un'altra, sarà tutta un'altra fase sulla quale credo sarà necessario riflettere con attenzione. E anche questo me l'aveva detto proprio ieri, anche alla fine della conferenza stampa. Le strutture che mi preoccupa di più. Le strutture triestine quali sarebbero, quelle a disposizione eventualmente? Beh, le strutture, insomma, la gran parte alla Mademar e alla IGEA, sono queste le due strutture, poi c'è qualche altra cosa che si aggiungerà, ma insomma, diciamo, le due consistenti sono queste. Ok, e gli eventuali trasferimenti inizieranno da una data in poi? Aspettate. No, tutte le attività sono già in corso e sono già in corso da tempo. Ho capito. Quindi, la gestione di queste cose è un'armonica, non è che noi possiamo fare un piano, cioè ci sono le esigenze di governo di tutte queste strutture, noi dobbiamo cercare di fare in modo che gli ospiti subiscano il minore impatto possibile, certo, e siano più tranquilli possibili anche dove vengono collocati, anche nel modo in cui vengono appunto ospitati. Le faccio un'ultima domanda, la faccio a lei perché ce l'ho a disposizione, insomma, ma è per rispondere anche alla domanda di un telespettatore di prima. Al momento, per quanto riguarda la possibilità di visite nelle case di riposo ai parenti, resta il divieto fondamentalmente. Allora, guardi, domani la Giunta regionale interverrà sul tema della disabilità e parleremo anche di anziani. Attualmente la misura di restrittiva sicuramente aveva un'indicazione regionale, ma al momento non è che ci sia esplicitamente un divieto. Si può ritornare ad una visita, ma questa visita è sottoposta prima di tutto al rispetto delle precauzioni e delle regole che devono essere garantite, e mette nelle responsabilità del soggetto gestore e della direzione sanitaria di quel soggetto gestore le condizioni per poter consentire questo. Naturalmente questo molto ha a che fare con la struttura, certo, perché ci sono delle strutture che possono garantire quella distanza, quello spazio per poter far vedere le persone, i propri cari,
alcune le consentono, altre non le consentono. Quindi anche su questo noi daremo delle indicazioni, ma sostanzialmente la linea è questa. È chiaro, lei mi parla di una struttura che ha spazi di un certo tipo, o parli di una struttura che invece questi spazi non li hanno e quindi sono oggettivamente non sono nelle condizioni di poter garantire queste visite. Assessore, grazie per il collegamento, come sempre è stato molto, molto gentile. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a lei. Intanto. Allora, adesso noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torneremo in diretta a partire dalle 16.30, poi ci sarà Trieste in diretta, 19.30-21 e poi dalle 21 Ring.